Silvia, allora, nelle difficoltà il Sette Rosa c'è sempre, si fa vedere, esce fuori. L'abbiamo dimostrato, soprattutto poi dopo la partita contro la Spagna ci siamo detto che questo ovviamente fa parte del percorso. Puoi vincere direttamente il girone oppure ritrovarti a fare un quarto di finale più importante, però l'importante è averci messo la testa per vincere questo quarto e andare a giocarci una semi contro l'eterna Olanda. È stata una partita thriller, l'avete sempre tenuta, loro non sono mai riuscite neanche a pareggiare, però comunque c'è stato soprattutto quell'ultimo periodo in cui noi in tribuna abbiamo sofferto abbastanza. Guarda, eravamo presenti, ce lo siamo dette, perché questo non è un semplice europeo, è un europeo che ti dà anche il pass per quello che è il sogno olimpico. Noi tutto lo vogliamo, ce lo ripetiamo ogni giorno tra le ragazze, con Carlo, con lo staff, e si è visto. Adesso arriva l'Olanda, un gradino in più, l'hai già accennato prima, che partita ti aspetti contro l'Olanda, tra l'altro in casa olandese? Esattamente, guarda, mi aspetto una battaglia di sangue come quella che è stata oggi, perché per loro è importante, a maggior ragione che l'europeo se lo giocano in casa, per noi di più, perché abbiamo da prenderci questo che è il passo olimpico, quindi vedremo come andrà. Quanto è forte questo Sette Rosa? È incredibile, è indomabile. È imprevedibile, quindi vedremo come andrà.